Almost Heaven, West Virginia. Salve ragazzi e benvenuti a questo video su Fallout 76, che è gratuito in questi giorni delle 3, quindi ho deciso di sfruttare l'occasione per provarlo personalmente per la prima volta. Ho intenzione di provare sia il gioco normale, la versione normale, sia la nuova modalità Nuclear Winter che vedete già qui sullo schermo pubblicizzata, che è praticamente la modalità Battle Royale, ma che ci vogliamo fare. Spero almeno sia divertente. Andiamo dritti su gioca. Ovviamente c'è un po' da aspettare, deve caricare il mondo. Non ci ho mai giocato, quindi devo anche costruire un personaggio e presumibilmente fare un tutorial. Devo uscire dal Vault 76. Take me home, country roads. Tutti's game, daddy's free for a week. I can play it. I don't know if I will ever buy it. Normalmente sarei più emozionato alla scritta Fallout, all'accensione di un gioco. Però è un anno che è uscito questo gioco La guerra praticamente. So già cosa non aspettarmi. cambia mai. Nel 1776, questa grande nazione decise che il conflitto era l'unico modo per proteggere il diritto alla vita, la libertà e la ricerca della felicità. Se solo i padri fondatori ci vedessero ora. Da Antietam ad Amiens, da Okinawa ad Anchorage, abbiamo lottato. E ora la minaccia rossa è alle porte. La democrazia stessa rischia il collasso totale. Ecco perché oggi, 4 luglio 2076, a 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Questo enorme rifugio sotterraneo è stato progettato dalla Voltec. Ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti si salveranno. Solo i migliori della nostra nazione potranno entrare in questo vault. Poiché quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà posata, sarà ora di ricostruire. Non solo i muri, non solo gli edifici, ma i cuori, le menti e infine l'America stessa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, sappiamo che insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora. Cioè, è anche bello questo filmato. Potevano davvero espandere da qui e farci davvero una trama 76. interessante. Ah, devo creare l'omino. C'è il sovrintendente che chiacchiera. Spero davvero che facciano una trama 76. bella che prenda da questo filmato 22 dicembre quando 10 finalmente agosto. uscirà l'aggiornamento che aggiungerà Pazzo, le trame, incendio gli sociale. NPC, le scelte morali, le Ma c'è quest, una tutto quel cosa genere di che funziona. cose. Allora, ravvaliamo un po' tutti i volti Siete il predefiniti. meglio che questo Sono paese ha da orribili. offrire. Ma cosa Non ce n'è uno pensate? standard da cui Sai che partire sempre che la non mia. sia brutto come peccato, mi sa di no. Partiamo da questo che è il più standard possibile. In realtà vorrei creare qualcosa tipo pacifista dell'Apocalisse, che però prende anche a pugni i briganti e i predoni. Quindi qualcosa tipo Toki di Ken il Guerriero. Direi che è il caso di prendere spunto da qualche immagine. Accettabili, dai, accettabili così. Non sono proprio il massimo. Non sono lunghi quanto dovrebbero essere, ma va bene così. Questo è grigio per loro. Certo che non è per niente intuitivo farlo così, ok? Bellina l'idea che selezioni tu direttamente ogni singola parte che vuoi modificare, ma fare un menu a tendina in cui puoi scegliere che cosa vuoi fare, cioè ad esempio baffi, come li faccio? Ma sì, per ora può anche andare così.
Ma sì, per ora può anche andare così. Poi nel caso, se volessi modificarlo, dovrei poterlo fare in tutta tranquillità. Ah, giusto che si fa anche la fotina. Gli compaiono lentamente i baffi. Shum. Guardate, questa è la velocità con cui crescono anche a me, in realtà. Baffi e barba, così. Fum! Il giorno dopo che mi sono rasato. Allora, voglio provare a farla stupida. Tipo, ecco, tipo così. Perfetta. Boh, a quanto pare, non lo so, quella foto non gli piaceva perché è crashato tutto. Spero che abbia salvato almeno il mio personaggio, che non è che ho tanta voglia di rifarlo, anche se so che cosa devo fare. Ah, ok, sono tornato direttamente. Ah, la foto è venuta, ok, mi ha tenuto questa. Mi sta bene, in semitrasparenza, tipo mezzo fantasma, mezzo morto. Non mi ha tenuto quell'altra allora. Allora, perché è crashato? Non ho capito. Che cos'è successo? Però non si è di nuovo il filmato di prima. È esattamente il filmato di prima, Non saltiamo. cambia. E a chi si è svegliato a fatica? Siamo segregati da troppo tempo. Devo rifare il personaggio. Incrociamo tutte le dita possibili e immaginabili in ogni modo possibile, perché non vorrei che crashi di nuovo. Oh, stavolta ce l'ha fatta. Ok, quindi fare le fotine all'ambiente circostante fa crashare il gioco. Sono stato invitato, vediamo a far cosa. Ah, c'è un giochino. Ah, lo conosco sto gioco. Non mi ricordo come si chiama però. C'era il barista che era tipo Super Mario e è comparso pure in Ralph Spaccatutto questo gioco. Comunque sì, interessante, ma non ho assolutamente voglia di giocarci in questo momento. Si può suonare la chitarra? Fantastico! Però non abbiamo troppo tempo, quindi con che tasto sarà la terza persona? Non voglio la mappa, maledizione. Qua c'è qualcosa, la bambina interagisci. Posso solo aprire l'acqua. Buona. Niente, non si può fare assolutamente niente a parte prendere Pip-Boy. Mentre ascoltate queste parole, io sono Vediamo. già partita da Faccio gol. diverse ore. Ho la mia missione da No. compiere qui nella Palakia. Prima di andarmene vado piano di sopra, voglio vedere cosa c'è. Hanno davvero festeggiato un sacco, questi. Avrei voluto vederla la festa. Ma mi hanno lasciato indietro, tipo. Sì, beh, effettivamente sono indietro di mesi rispetto alla gente che ha iniziato a giocarci. E non si apre niente, va bene. Qual è il tasto per la... Ecco, il tasto per la terza persona, bene, bene. Ma mi devo fare la foto? Mangiare carne cruda? Ah no, Brutta devo idea. rubare le cose, ok. Mangiare carne. Cattiamo tutti sti Quando oggettini. esci, mi sii gentile. Sii d'aiuto. Sii Voltec. Voltec non è gentile d'aiuto. Prima di andare a seguire la direzione che indichi tu, omino, che qui c'è qualcosa. Perché chiunque sia all'ascolto ha avuto il coraggio di venirmi a cercare. Perché se c'è una cosa che ho imparato in questi anni, è che dobbiamo sostenerci a vicenda. Va bene. In Appalachia esistevano tre silo nucleari attivi prima che arrivassero le bombe. Hanno distrutto il mondo. Non deve più accadere. Perciò dobbiamo trovare e rendere sicuri i silo, costi quel che costi. Ah, e questo è lo scopo del gioco. Far esplodere una delle bombe atomiche per poi combattere contro la Scorch Beast Queen. Pensavo fosse una cosa opzionale, in realtà. Non avevo mica capito che era quello lo scopo finale del gioco. Qua c'è il camp che non userò mai, o almeno non lo userò in questo video. Perché è una delle cose più noiose e meno user friendly possibile è la creazione di su Fallout su PC. Nello specifico su PC, su Fallout 4 i comandi facevano schifo, erano raccapriccianti. Era frustrante cercare di costruire le cose. Quindi se posso evitare, eviterò in ogni modo. Versatilità, Ah, uomo, assassino, ci sono già le medico, carte, prendiamo le hacker, cose. ricettore.
Quindi ora sono a livello 2. Partirei con la forza. Sì, accetto, tanto questa ho come unica carta. E equipaggiamo. C'è più niente, allora me ne devo solo andare. Se mi buttassi di sotto... Ah, posso. Ci sono le scalette, però. Qui non si può aprire. Ok, andiamocene, che qua stanno aprendo la porta senza di noi. Addio Alderton. Ci rivedremo un giorno o l'altro. Mi ha tenuto la foto vecchia. Oh, siamo fuori. Sto esplorando per la prima volta il mondo di Fallout 76. Emozionante. Qui c'è qualcuno di morto. Vabbè, effettivamente è passato poco tempo, quindi non sono ancora scheletri. Che... Ma dai! Neanche il tempo. Sì, dovrei combatterli. Ah, non era neanche carica. Dai, seriamente. Senti, vengo lì e ti massacro. Beccati il pugno. No, è crashato di nuovo. Ah no, ok. Beccati questo pugnaccio. Cosa ho raccolto? Tutto, ce ne hanno altri. What the? Ah, cavolo, mi sta ancora sparando. Tolgo di più così che con la pistolina. Cioè, assurdo. Oddio, che sono sti cali di frame? Vedete la mia forza straordinaria? Con questo pugno l'ho fatto esplodere. Basta sti volantini che continuano ad aprirsi. Ma quanti sono? Perisci! Dai, basta, siete troppi. Avete stufato. Ho deciso che mi tolgo la tuta del volto. Andrò in giro in mutande. Perché quella tuta non mi aggrada. Sono risponati sti cosi. Voglio farmi riconoscere fin da subito. Mi piacerebbe incontrare qualcuno. Vediamo se la mappa segna altri giocatori. Questi sono giocatori, sì. Allora, c'è qualcuno da questa parte, dal lato opposto dove sono io. Andiamo subito a farci riconoscere. Non so qual è il tasto per la chat vocale, però. Allora, vediamo se mi sono avvicinato abbastanza. Il tizio sta scappando. Tipo si sta allontanando il più possibile da me. No, ho trovato un segnale acustico alla radio. Non mi interessa al momento. È una missione che farò dopo. Ah, c'è roba qui. C'è qualcuno. Oddio! Un Protectron! Livello 5, mi fa il culo! Schifoso robot! Ma come hai fatto a colpirmi? Non ero vicino a te. Si richiede collaborazione. Ma dai, ma non sono vicino a te, sto schivando i colpi e mi pigli lo stesso. Che razza di stronzata. Vabbè, c'è passato prima l'altro tizio, quindi avrà lottato tutto. E dai, e sali. In Doom si appendeva. Cos'è? Cyclone was here. C'è uno scheletro bidimensionale. Cos'è? Oh! Porca miseria, mi hai fatto venire un colpo! Ehi! Ah, ok, non sparava a me. Come ha fatto a far quel salto? Mettiamo in terza persona, magari è più facile. Ok, sì, lo era. Hey there. Devo controllare qual è il tasto. Devo uscire dal gioco per capire quali sono le opzioni. Push to talk, sì. Ok, qual è il tasto? Caps lock. Ma porca vacca. Il tasto T puzzava. Adesso deve dire a voi finito, tizia. È qua vicino. Ah, non lo vedo perché non è in real time la mappa. Cioè, non vedi gli spostamenti. Vedi l'ultima posizione dove era quando la apri. Quindi non lo trovo più perché sta scappando da me. Infatti, guarda quanto è lontano.
C'è un tizio che è appena uscito dal Vault, però potrei andare a importunare lui. Un super mutante, ci mancava il super mutante. No, sono due, mi ammazzano. No. Mi seguono? Sì. Idee che io ho fatte ai super mutanti. Mi sparano a vista, non dovrebbero neanche far parte dell'ambientazione, visto che l'hanno bucata. Come corre scordinato. La tua lanterna è mia adesso, e anche il tuo carrello della spesa. Andiamo a fare la spesa senza fare nomi di supermercati per non far pubblicità occulta. Ah, mi sa che il tizio è ancora dentro al Vault, ancora sta facendo il tutorial, non è uscito. E là c'è un robot. Ed è friendly, bene. Vabbè, inutile star qui a stalkerare il poveraccio. Questo cosa sta andando a fare? Ah, ci sono i camp, ok, è la postazione della gente. Ma qua c'è tanta gente, ma è fantastico, ma guardate quanti puntini. Sono in un mondo popolato. So che dovrei andare in esplorazione, vorrei anche andarci. Che carini. Sono stili? Perché? Allora statemi lontano. Però il bello di questo Fallout era proprio il fatto che era multiplayer, la cosa che hanno pubblicizzato di più. Quindi vorrei provare a incontrare gente, a collaborare, a interagire, a dar fastidio. Oddio, che cos'è questo? Spara pure, ma come fa? Ma ce ne sono altri, ma andatevene via. E questo? Che problemi ha? Ah, si è spappolato, ok. Sei friendly? Che cos'è un premio bot? Buona giornata a te! Salve. Non mi dai un premio? No? Allora che premio bot sei? Ah, quello invece non è friendly, è più ostile. Mi sa che allora risalgo da qui. Mi sa che me ne scendo e oltrepasso il fiume. C'è qualcosa. Questo stile, tutto stile in questo gioco. I cervi da prede sono diventati predatori, quindi. Adesso che hanno due teste. Una casetta, che bello. Non ci si può entrare. Sono qui per sport. Ah no, forse si entrava dall'altro lato. Stupido io che. No, non si entrava dall'altro lato. Cos'è un ratto? Un opossum! Ha mille teste! Ecco perché negli altri Fallout non si sono più visti, si sono estinti. Troppe teste. Oh, c'è qualcuno! Hello, my friendo! Hello, I'm behind you! Hello, my friend, I'm behind you! Don't run! Hi! I'm the Wasteland Nudist! Nice to meet you! I'm here to punch monsters in the face! Let's kill monster together! Sta fuggendo da me o mi sta indicando la strada? Thanks, my friend! Dai, invece di fare il cretino, mi sa che è il momento di iniziare a equipaggiare qualcosa di decente. Ma non ho niente di decente, questo è il grosso del problema. Vabbè, questo è meglio. Cominciamo a metterci un po' di tutto, dai, mettiamoci tutto quello che abbiamo, vediamo come appaio adesso. Peggio, molto peggio. Il tizio e la tizia lì se n'è andata, sono tutti da questa parte adesso. Saranno in squadra assieme. Stanno combattendo, hanno bisogno del mio aiuto. No, mi sono incastrato. Ok, io. No, non hanno bisogno del mio aiuto in realtà. No, forse sì, ancora non è finita la sparatoria. Hello, my friend, I come in peace! Hello!
Nice to meet you. You have a very good home here. Non c'è nessuno che parla, che risponde, che tristezza. L'unico che mi rispondeva è il tizio che poi ho perso perché non ci potevo parlare, che non avevo ancora trovato il tasto. Mannaggia. Volevo chiacchierare, che gioco social è se no? I'm here to help you! You're welcome, my friend! Oh no, sono entrato! Non era previsto che lo facessi. Adesso non so dove finisco. Cavolo, non si vede niente, fortuna che ho la torcia. No, no, dove? Dove? Ah, qui. Sei a livello 1. Ma vergogna. Ah! Un altro! Dove? Chi? Dove? Lì, ok. Chissà chi sono sti quattro che ho incontrato. Però sembra che sanno quel che fanno, anche se sono di livello basso. Hanno già trovato tutti sti equip. No, dove? Chi? Sono qui che mi aiutano, anzi in realtà adesso sono rimasti solo loro due. Sì, qui col PG femminile che difficilmente saranno donne realmente. Ma perché, come fai a biasimarli? I personaggi femminili sono più carini in sto gioco, in Fallout. Cioè, avete visto nella creazione del personaggio maschile che roba mi era uscita. Ho un colpo solo, vediamo di farlo valere. Sì, ma qualcosa è servito. No, via, 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 via dalle palle. Ma mi interrompi le animazioni? Dammi le tue forbici, schifoso, adesso sono mie. Ho un fucile da caccia, quanti colpi ho? Un bel po'. Cioè, relativamente un bel po'. Nel senso che ne ho 10. Però è meglio di niente. Ah, temevo mi avessero abbandonato, invece sono qui a FK. Ah, le persone passi attraverso, interessante. Siamo rimasti solo noi. Non mi sembra a caso di lasciare sto povero tizio qua da solo, che magari poi viene assaltato mentre è FK. E se effettivamente visto che è FK potrei sparare io. Però no, mi stanno simpatici sti tizi, non voglio assaltarli. Anche perché poi ho 10 munizioni, dove voglio andare? Però voglio provare a parlare con qualcuno che magari interagisce un po' di più. Adesso che è sta foto? Che poi magari sti tizi ce li avevano i microfoni, ma non avevano semplicemente voglia di parlare con me. Non è che devo dar per scontato che tutti abbiano voglia di chiacchierare con gli sconosciuti. Ah, inizio ad avere un po' di sete e inizio ad aver bisogno di steampack. In realtà non è neanche così opzionale farti il camp, perché purtroppo ti serve per craftarti tutti gli oggetti, perché non è che li trovi così spesso in giro e non è che ci sono tanti venditori in giro, ci sono solo i robot che mi pare di aver capito. Quindi se voglio avere speranze di sopravvivere qui in giro, mi tocca craftarmi le munizioni, craftarmi gli steampack. Non è un gioco loot and go, diciamo. E lo dico esattamente nel momento in cui sto lootando tutto il possibile e immaginabile. Consegna scorte governative, qualcuno se le ha già rubate. Chi c'era qui in giro? No, levati dalle palle. Le pubblicità del... Ah, c'era Askirt, ok. Le pubblicità dello shop atomico. Chissà cosa c'è negli airdrop governativi. Sono curioso, fatemelo sapere se ne avete mai aperto uno, che cosa si può trovare là dentro. Magari avrebbe potuto aiutare il mio gameplay. Bello qui. C'è questo ponte gigante. Invece mi ritrovo con ancora solo 4 munizioni. Là c'è un robot. Dobbiamo andare in stealth. Se riesco a prenderli di sorpresa e ammazzarli tutti, magari riesco anche a prenderli di sorpresa. No, non li ho presi di sorpresa. Si avvicinano! Porca vacca, ho troppa poca vita. Non ho tempo per cambiare arma. Ok, la granata si lancia tenendo premuto il tasto alto. Crepate, merde! Ha funzionato. Siete cascati nella mia trappola, fantastico.
Cioè, scavo a mani nude. Bello. Non mi serve avere gli attrezzi o animazioni lentissime col tizio col piccone spatapum spatapum. Le raccogliamo a mani nude, che è molto più comodo. Non mi ricordo più qual era lo scopo di questo viaggio. Dove volevo andare? Qui c'è un camp di qualcuno. Andiamo a usare il suo camp. Spostiamo l'indicatore qua. Così non devo crearne uno mio. Almeno risparmiamo un po' di tempo. Tutto gli spari in lontananza. Chi c'è da queste parti? Ah, ci sono tre persone. Ah, ma per bacchino, ma siete sempre voi. Non mi aspettavo di rincontrarvi di nuovo, ma effettivamente era scontato, visto che abitiamo così vicini. Nel senso che adesso mi impossesso di casa vostra. Beh, invece di usare il camp di quell'altro, vado a usare questo a sto punto che mi ritrovo qui. Tu, non farai del male ai miei amici, hai capito, schifoso? Tanto mi ignora. Si è accorto troppo tardi che ero qui. Facciamo il balletto del teabag. Non l'ho impressionato, non è rimasto contento del balletto del teabag. Allora, dicevamo, avete proprio una bella casetta qui, eh? Creiamo delle armi, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Cos'è un syringer? Ma non oggetti. Ce l'avete un coso per i proiettili qui? Erogatore, fai acquisti. Ma pensa a te, fantastico. Però non vende niente di interessante questo. E c'ha le torrette. Ma dove si costruiscono le munizioni, scusate? Scusate l'ignoranza. Al banco da lavoro per armi. Allora, facciamo a pezzi cose in modo da ottenere oggetti. Mi dà il tessuto il denaro prebellico. Può essere utile. Questo è un laboratorio chimico. Qua c'è un letto. Cosa per costruire non c'è. Ah, questo si è rotto. Ma un coso per costruire munizioni non ce l'avete, quindi mi tocca andare. Prendiamo sta foglia, non si sa mai. Mi tocca ad andare ad usufruire della casetta di qualcun altro. Il cappello però me lo levo perché è stupidissimo. E anche gli occhiali. Il bramino? No, è friendly. Bene, buon per lui, buon per lui. Ah, casa dolce casa. Sono arrivato a casa di qualcuno. No, insetti, che schifo. Non vi permettete. Ah, schifo. Ah, ho bisogno di bere. Ci sarà qui qualche fontanella, no? C'è un zombo. E dai, pure l'altro ci si mette. Chi è che mi spara ora? Ah, non sparano a me. Ah, è quello il camp. Bene, bene, ho raggiunto il camp di qualcuno. Erogatore. Vende un sacco di cose. Ma sono storie. Cioè, vende solo cassettine. Ah, fantastico, grazie, grazie. Fammi bere dalla tua fontanella. Cosa si crea il laboratorio chimico? Ah, l'acqua purificata. Gli steam pack. Finalmente munizioni. Allora, munizioni 308. Vediamo un po' quanto costano. Posso permettermelo. Però sempre comunque poche ne ho, perché richiedevano un sacco di oggetti. A sto punto però, prima di concludere, perché non vorrei andare avanti esageratamente con questo video, volevo solo fare, non lo so, la mia impressione sulla mia prima oretta di gioco. Quindi prima di concludere effettivamente, vorrei sparare un colpo in faccia a uno dei giocatori. Sono tutti lontani. Ah, qua c'è una zona di impatto, allora sono tutti qua a giocare qua all'endgame. Questi chi sono? No, sono i miei amici, non posso sparare a loro. Andiamo verso di qua.
Ci metterò un'esagerazione di tempo. È un lungo viaggio. Almost heaven, West Virginia. Tanto non mi sente nessuno qui in giro, no? È ad aria. Se uno parla in chat vocale senza che nessun altro lo sta ascoltando, si può dire che stia realmente parlando? Cavolo. Chiedo evacuazione immediata della chiesa dei primi amici di Charleston. Ah, è un raid, ok. Qui dovrebbe trovarsi qualcuno, teoricamente. C'è Asma e c'è Patrick, però al 61, questi mi sdrumano. Forse non è la scelta migliore, andiamo a dar fastidio a qualcuno di livello un po' più basso. 180 e 295, mi sa che solo i miei amici là sopra sono di livello basso. Vabbè dai, tentiamo, la valla spacca. Tanto mi sa che anche uno di livello 6 riesce a uccidermi nello stato in cui sono ora. E eccolo, c'è Tobo. Tobo, Tobo. Hello my friend, hello. È scappato. Dov'è, dov'è? Ecco. Hello my friend, I'm here with belligerent intentions. Come la modalità pacifista è attiva? Ah, mannaggia, me l'ho scordato che finché non sono a livello adeguato non posso fare PvP. Ecco perché non gli posso fare danno, non gli posso sparare, ho solo sprecato munizioni. E qui mi servivano, oh mio Dio, c'è un super mutante gigante. Ma qui è tutto irradiato, ci muoio. Tobo, che stai facendo, Tobo? Aiutami, Tobo. Tobo, guidami tu, ti prego. Questo sta seguendo la quest. Per dare fastidio. Dovrei aiutarlo, invece. Tobo, I will help you. Leroy! Questo era facile da eliminare. Però no, io vorrei uscire. Voglio uscire, voglio andarmene. Lì però ci sono super mutanti morti. Che non posso lottare, fantastico. Adios! Andiamo nell'Appalachia. This picture identifies the card holder as a resident of Vault 76. In realtà no, perché non sono presente nell'immagine. Dove sono finito? Deposito ferroviario di Charleston. Questa regione dell'Appalachia dove mi trovo è un po' tutta uguale. Vorrei provare a cambiare regione, però mi sa che esplorerò meglio in questi giorni, che ho ancora un po' di tempo. Però il tempo invece penso che sia sforato per quanto riguarda questo video. Non vorrei fare una cosa esagerata, non vorrei arrivare al punto di annoiarvi mostrandovi tutto quello che vado a fare in questo gioco. Quindi mi sa che per questo video, questa prima esplorazione dell'Appalachia, può anche terminare qui. Non ho potuto vedere il PvP, ma non importa, perché comunque è stata aggiunta la modalità Nuclear Winter, la Battle Royale. Proviamolo direttamente lì, il PvP, perché no? Abbiamo a disposizione anche quella, diamogli un'occhiata, anche perché sono curioso di vedere se è decente oppure no. Anche se ammetto che tuttora non mi convince. Continuo a sentire qua spari, quindi mi allontano, che non si sa mai. Bene, dovrei essere al sicuro, quindi posso anche salutarvi qui. Per questo video... Ah no, non sono al sicuro! Mio Dio, lì c'è uno zombo. Andiamo a ucciderlo. Così impari a interrompere i saluti finali, schifoso. Ecco, stai dove devi stare. Dicevo, per questo video può anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo.